il bilancio di previsione 2014 vede dei tagli al sociale molto consistenti, e magari fossero solo per il bilancio di previsione 2014, ormai è dal 2010 che anno dopo anno si assottiglia il finanziamento a favore del sociale e del sociosanitario. Allora la manifestazione di oggi è soprattutto una manifestazione di protesta per l'Italia sociale, ma è soprattutto una protesta per la mancanza di politica sociale, di politiche sociali. Quindi è una protesta di tipo economico legata alla mancanza di finanziamento. La mancanza di finanziamento purtroppo si collega anche alla mancanza di politica sociale. Noi vorremmo avere un riferimento politico, vorremmo avere chiarezza nella programmazione delle politiche sociali, e purtroppo questa manca. Allora noi oggi faremo la denuncia, una protesta per i tagli, ma anche una proposta per una nuova politica sociale per la nostra regione. Ce lo meritiamo, ve lo meritate, ce lo meritiamo, perché è importante che tutto ciò che facciamo venga valorizzato ampiamente, e in questo periodo di crisi non è pensabile che le persone più fragili, più vulnerabili paghino questo prezzo, vengano abbandonate, vengano trascurate. C'è la necessità appunto di rilanciare le politiche sociali nella nostra regione. Questo sostanzialmente il tema forte della manifestazione. Poi un altro tema che ci piace sempre evidenziare è che il sociale non deve essere inteso come una spesa, ma è soprattutto un investimento. È un investimento in termini di salute, in termini di promozione dei diritti di tutti, ed è investimento anche in termini occupazionali, soprattutto in termini occupazionali, e scusate se in questo periodo di crisi è poco, è sicuramente una grande risorsa che dobbiamo sviluppare. È un investimento, non è una spesa sociale. Come abbiamo organizzato la mattinata? Adesso ci sarà il saluto e l'introduzione da parte del capogruppo PD Veneto, Lucio Piotto, che abbiamo fatto, e facciamo un bel applauso così anche Sigali. Facciamo poi anche un applauso a tutte le autorità che sono presenti, non le cito tutti quanti, sono presenti tutti i consiglieri regionali e diverse autorità, sia europarlamentari, sindaci, e sono presenti poi tutte le autorità del mondo del sociale, dell'associazionismo. Io veramente vi ringrazio. Facciamo un applauso insieme. Dopo l'introduzione di Lucio Chiozzo avremo filmato con alcuni interventi, e poi avremo una serie di testimonianze che saranno introdotte da un consigliere regionale. Ecco, questa è un po' la traccia della mattinata. Ci sarà anche lo spazio eventualmente per un brevissimo dialogo verso le conclusioni. La conclusione della mattinata verrà invece affidata al nuovo segretario regionale del PD, Roger Demenek. Anche a lui un bel applauso.